Salve, sono il dottor Claudio Saracino da questo canale YouTube Benessere, Ipnosi e Soluzione. Mi sto facendo prendere la mano dopo circa 10 anni in cui mi ero eclissato facendo e aiutando moltissime persone nel mio angolino. Adesso mi sono un po', diciamo, svegliato e oggi ti vorrei parlare dell'ipnosi e delle prestazioni di una persona, ok? Cioè, quando una persona fa un lavoro tipo l'avvocato, il commercialista, ma anche l'operaio, eccetera, eccetera, tu lo sai meglio di me che deve avere le gomme sempre gonfie per guidare la sua macchina nella vita, ok? Per cui, se magari qualche volta ha le gomme sgonfie, succede che non riesce ad andare avanti. Scusami, purtroppo voglio aprire il portone e qui il portone non si apre. C'è un problema sicuramente. Per cui, tornando al nostro discorso dell'ipnosi, dottore, mi ha detto una persona, ma io se mi ipnotizzo senza, non ho problemi, non ho nulla, però voglio stare sempre bello carico, bello felice, come nei giorni migliori, si può, l'ipnosi può aiutare per sentirsi sempre felice, non certe volte sì e certe volte no, o come dico io, la maggior parte, una buona fetta della popolazione, della gente cammina con il freno a mano tirato oppure con le gomme sgonfie. Beh, io gli ho risposto sì, l'ipnosi è soprattutto quello che io ti insegnerò, se mi seguirai, ti porterà ad avere le gomme, famose gomme della tua personalità, sempre gonfie al punto giusto, ok? Sempre in equilibrio e camminerai senza il freno a mano tirato. Non è un modo di dire a me, che mi sono sempre definito come San Tommaso, se non tocco, se non vedo, non credo. Ti posso assicurare che io l'ho vissuto prima sulla mia persona, poi sulle persone che ho aiutato e adesso mi sono deciso a sdoganare il tutto e a renderlo pubblico, perché mi sono rotto a vedere su YouTube e non solo concetti di ipnosi che allontanano la massa e fanno avvicinare solo quella minoranza che ama la paura sull'ipnosi, ok? L'ipnosi non ha nulla di pericoloso, nulla di pauroso, perché se non fosse così, rifletti e sottolinea questo concetto, se non fosse così, se fosse ciarlataneria, stregoneria, fattucchieria, sciamanesimo e chi più ne mette, l'Associazione Medica Mondiale, vai a documentarti da un medico che conosce l'ipnosi, da uno psicologo, psicoterapeuta, non l'avrebbe riconosciuta come medicina alternativa nel 1958, sì, hai capito bene, 1958, solo parole positive, quindi non stiamo parlando di bisturi o quant'altro, di farmaci, solo parole, ragazzi, parole. E inoltre, come se non bastasse, la Chiesa nel 1847 con Papa Pio IX, il grande Papa, sdoganò l'ipnosi e disse a un certo La Fontaine: mi va bene che tu allevi le sofferenze dell'umanità, basta che non scimmiotti i miracoli di Cristo. E fu la prima volta in cui il Vaticano aprì le porte all'ipnosi, che all'epoca si chiamava mesmerismo, ok? Da Franz Anton Mesmer, altro medico viennese, eccetera, 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 lo dico in altri video. Quindi, riassumendo, inoltre, come se non bastasse, anche Papa Giovanni Paolo II, Papa Wojtyla, il Papa polacco, ha utilizzato, come ha dichiarato nella sua biografia che ti invito a comprare e a leggere, che ha utilizzato l'ipnosi per imparare 12 lingue straniere, con l'autoipnosi, ok? Che poi il mio messaggio, io voglio insegnarti ad autoipnotizzarti, perché c'è molta gente che non vuole spendere soldi presso professionisti dell'ipnosi, non vuole spostarsi da casa, vuole stare nell'angolino, nella sua zona di comfort, si sente in imbarazzo, non vuole mettere la famosa tuta e perdere minimo 2 ore, si è rotta di fare corsi di crescita personale, di meditazione, di yoga, vuole risultati, non vuole miglioramenti, risultati, e penso di avere un metodo che ti farà avere risultati al 101%. Seguimi su tutti i social, sulla mia fanpage Ipnosi Autoipnosi del dottor Claudio Saracino, sul mio canale YouTube Benessere Ipnosi Soluzione del dottor Claudio Saracino, e visita il mio sito www.ipnologiassociati.com. E al prossimo video, un bacio, un abbraccio dal dottor Claudio Saracino.